Da 3 giorni ormai le marinerie italiane sono tornate ad incrociare le braccia per protestare contro il caro gasolio. A Pescara questa mattina gli armatori della flotta adriatica sono tornati a riunirsi per parlare delle azioni da intraprendere. La situazione è sempre più difficile, anche perché al momento non sembrano esserci spiragli per un abbassamento del prezzo del carburante. E così il rischio di non avere sulle tavole pesce fresco è sempre più reale. Qui non abbiamo ottenuto nessun una risposta. Ieri c'è stato un incontro col sottosegretario, un muro di gomma, perché ci ha lasciato come qualche mese fa a Roma, ma ha detto che non era competenza sua, del Ministero del Lavoro, del Ministero dell'Economia, e insomma un rimpallo senza concludere nulla, senza ottenere nulla. Il problema è anche un altro, non è solo della marineria ma anche della ristorazione, dei punti vendita, perché c'è il rischio di non avere il pesce sulle tavole degli abruzzesi. Quello in primis, ma poi cioè, l'indotto è veramente ampio, dai trasporti ai cantieri navali, ai rivenditori di attrezzature per la pesca e quant'altro. Cioè qua se ci fermiamo rimangono in ginocchio diverse categorie. Noi se lo Stato, qualcuno non ci aiuta in qualche maniera, non ce ne sono di vie di uscita. Se la situazione rimane questa non se ne esce fuori. Se la situazione non cambia qualcosa, e qui non ce ne sono di risoluzioni.